Peggy 18. Questo inizialmente non doveva essere un report, ma doveva essere semplicemente un riassunto della fiera che ho appena fatto, come quelle prima di Luca con foto. Invece non lo so, in mezzo alla fiera mi è presa bene di fare i video e sicché mi scocciava cestinarli. Sicché questo sarà, diciamo, un Koji Report nuovo, diciamo una fusione tra quello vecchio e quello nuovo, cioè ci saranno video con foto, musica, insomma, il vecchio Koji con il nuovo Koji. Buona visione. Pronto, ecco, siamo all'entrata del comics, prendo la mia Kabuto, si sta entrando e dopo. Con il mana che parte. Si è levato la maschera, oddio, non è Asop, è un falso. Allora, spiegaci un po' il tuo personaggio, perché su One Piece si vede però arriva il clou, cioè la svolta, che in realtà lui è il mana! E non è realmente andato! Che c'è? Quelli di One Piece davvero sono già. Poi. Il nome è grande, lo sempre, non di sua scelta. Anche se ha ammazzato Ace, la cosa non gli è andata. Non gli è andata giù. Prendi un po' di. Cosa mi fa male? Ok, perfetto. Dai, il microfono e facciamo fare delle foto. Bellissimo! Vai, bravo Matti! Grazie! Facciamo guardarsi con la musica, sinceramente! Allora, io non lo conosco! Nemmeno io! Ma che siamo degli ignoranti? Che serie è? Siamo degli ignoranti! LMFAO! LMFAO!
Bravo Giova, bravo! C'è. Bene, avete visto la prima parte della fiera, cioè il day one, che non ho fatto molte foto perché c'era poca gente, pochi cosplayer, ma adesso arriva il bello della fiera, perché domenica arrivavo con il mio Sasori che portavo per la seconda volta e devo dire ho trovato veramente tanta gente, mi sono divertito veramente tanto. Buona visione. Gigorobò o Mazinga? Ditecelo voi con un commento sotto al video. No, comunque volevo far dire come lo tolgono subito appena lo riprendo. Comunque, questo è Sanji di ieri, no? E era un film. Abbiamo... la faccia. Me lo porto via. No, non portarmi via lei. Comunque, abbiamo questa seconda parte del report che, secondo quello che sto riprendendo, sembra più tuo che mio. Comunque, di che cosa ti è successo? Ti hanno rapito Rock Lee, vero? Ti hanno rapito Rock Lee. Prenderò il nome della gioventù. Il nome della gioventù. Fa vedere alla mano il timbro del Nimi. Bellissimo. Torneremo di nuovo. Ah, nel frattempo hanno tolto Mazinga o Gigolobo, non si sa dove è andato. Sparito. E a dopo. Facciamo vedere un Sasori misto. Sì, una modalità molto scema col cappello di chopper di mia sorella. Ecco, questo si andrà a dire alla collezione di cappelli che c'ho a casa, tipo quello di Ace, quello di Rookie, quello lì che utilizza per fare Sasori. Cioè si andrà, cioè, sto facendo la mia collezione di cappelli, anche di magliette, di altre cazzate varie. Anche il mobilio, Siamo Mike Guy. Aspetta, no, non lo mette così, cioè non lo mette per lungo. Vai, mobilio. No, dai, no. Non voglio queste scene sul mio canale. Poi c'è l'Alessia che... E la Giulia. Secondo me è la più bella di tutti. Allora, facciamo fare a Guy il saluto, che la fiera riprenderà tra poco. E... ci vediamo tra un po'. Aspetta, vai! Dai, ma con più convinzione! Guys, provalo te, con più convinzione! Grazie, l'azione cosplay Prato. Non è vero. Allora lui Conga Prato. Sì, l'azione Conga Prato. Allora no, volevo fare un attimo di richiami. Allora lui era Cioza del video di Lucca, vi ricordate? Invece sì, me lo ricordo. È vero, era uno chef Tony. Lui invece è quello che tutti conoscono come Angelo degli X-Men. Veramente mi ha un leggenda, non so perché. Vabbè, poi leggenda è un
e il grande professore, presidente dell'azione, che per me è un onore averlo in un video, Matteo Simoni. Dell'azione Conga Prato. Che bello. Azione Conga Cosplay. Azione Conga ACC. ACC. Siamo arrivati al termine di questo video e io volevo ora fare tutti i ringraziamenti, perché alla fine, durante la fiera, non mi è stato possibile ringraziare tutti un per uno. Allora, io ringrazio per prima cosa Leonardo Truppa, perché Leonardo Truppa è stato il mio, diciamo, compagno di viaggio in questa fiera, che ha fatto le foto, ha fatto i video, mi ha spronato a fare in nome della gioventù, come dice lui. Poi altri cosplayer che sono stati con me, tipo Dario Scioffi, che è Megamind, poi il Mobilio, la Giulia, che faceva quella delle Vocaloid, mi ricordo come si chiama, scusate, le sue amiche nel Day 2 quando ho fatto Sasori, poi tutti i cosplayer che ho incontrato, ce ne sono, l'Azione Cosplay Prato, un grandissimo gruppo cosplay di cui faccio parte, più bellissimo. E poi, continuando ancora, la Conga Cosplay, io ringrazio, che un gruppo di ragazze molto simpatiche, devo dire, complimenti. Altri ringraziamenti, Summer Pucciarelli, che mi ha prestato lo smalto nel secondo giorno per fare Sasori. Grazie Summer, grandissimo. Ringrazio Lesca per avermi urlato di nuovo a Giorgio Vanni. Il Biancalani, che è tornato di nuovo come Toby a farmi compagnia. Sì, allora io penso di aver ringraziato più o meno tutti. Poi se ci sono altri, li aggiungerò dopo sotto al video, non lo so. E quindi allora vi volevo salutare con l'occasione di augurarvi anche buon Natale e buon anno. E ci vedremo con i nuovi report di Akoji, che mi sa che usciranno nel 2012, perché già a dicembre sono uscito due volte, prima adesso con questo e poi con quello di Strong World prima, più quelli prima ancora, quindi mi sa che ci rivedremo tra un bel po'. Quindi allora buon Natale, buon anno a tutti e ci si vede presto. Ciao!